mi occupo di tecnologie da molti anni e io con lei, grazie anche al Presidente che ci ha permesso di, tra le altre internet, di fare l'internet di tipo tecnologico e tra i comportamenti, un'importante infrastruttura che però è ancora con un sistema di videosorveglianza centrale anche a livello della città, un nuovo sistema di illuminazione integrale elettrica, ha permesso di abbattere i costi di oltre 60% questa tecnologia. E una copertura wifi che ancora è in ampliamento, perché in genere un'area ancora più complessa, soprattutto del sistema così, diciamo, abbastanza e sono informazioni, dati, che è un patrimonio molto importante, che sono confluiti in sistema geografico. Abbiamo fatto un grande progetto di digitalizzazione degli archivi storici, anche in cartaceo, in scala, nel 1800 in poi, e un grande lavoro anche di digitalizzazione dell'intero archivio storico, e altri interventi che sono proprio tecnologici. Per esempio, abbiamo fatto una sperimentazione di monitoraggio posizionistica a terra su due donne, insieme a un monitoraggio che ha avuto come durata circa 2 anni con l'intercameria, quindi un monitoraggio satellitare. Abbiamo ottenuto una serie di informazioni importanti che sono confluite in questo sistema. Tutti questi interventi, così come altri che si sono succeduti, a un certo punto ci hanno permesso di avviare un progetto, il percorso, direi, molto ambizioso. Abbiamo coinvolto il CNR attraverso la relativa MINA CNR. E qui c'è l'ingegnere Capari che rappresenta il CNR. Questa convenzione relativa ha una tecnologia che noi rappresentiamo, e questa convenzione è stata appositamente pensata e sottoscritta per avviare questo processo, questo percorso, per portare Pompei, la a far sì che possa essere diventare un prototipo di area archeologica. Parliamo di massima. Cioè, che cosa vogliamo fare? Vogliamo realizzare, anzi stiamo realizzando, siamo già avanzati, una piattaforma tecnologica che integra tutte queste informazioni, questi asset tecnologici, li integra, li correla e ci permette di fare tutta una di analisi. Di monitoraggio, soprattutto per gli aspetti che riguardano la sicurezza e le informazioni che arrivano dalle telecamere, le informazioni che arrivano dall'area scoperta wifi, le informazioni che arrivano dalla sensoristica, correlate tra di loro, cercando di avere una serie di informazioni sul monitoraggio e su quello che è lo stato anche rispetto ai flussi turistici all'interno. Abbiamo all'interno di questo percorso anche avviato delle sperimentazioni rispetto a quelle che sono tecnologie molto avanzate. Ad esempio, stiamo sperimentando, anzi, abbiamo realizzato un primo prototipo di sistema di illuminazione intelligente in un domus molto importante, che era il domus dei vetti, in un ambiente del domus dei vetti. Abbiamo installato dei copri di un'ultima generazione e
che alimentano in maniera autonoma, quindi con la luce solare, alimentano dei corpi luminanti a LED che hanno delle caratteristiche molto unite, cioè hanno un utilizzo di circa che permette di tagliare alcune frequenze del rosso e rendono questa illuminazione molto molto simile alla luce solare, quindi con grandi vantaggi rispetto a quelli che sono gli danneggiamenti dei pigmenti degli affreschi, e non solo, perché tra l'altro hanno una certificazione che riguarda quelli che sono i possibili danni dei LED alla retina, che è un dato certificato. E inoltre questo sistema, oltre ad avere una autonomia di alimentazione e uso di utilizzo così ultimo, i corpi illuminanti hanno la capacità, attraverso una nuova tecnologia che si chiama Wi-Fi, di trasmettere dati. Quindi noi trasmettiamo dati con la luce e attraverso un'app avere quindi delle informazioni puntuali rispetto al punto di essere. Questo è un esempio di dati. Che possiamo entrare in questo percorso molto complesso perché la radiologia è di fatto un territorio molto, cioè un ambiente in cui c'è stato complesso. Il progetto Smart Cortei quindi che cosa fa? Cioè, utilizza le tecnologie, utilizza le nuove tecnologie, e in questo momento, tra le azioni che stiamo mettendo in campo, ci sono anche attività, e in particolare una, che è quella dello sviluppo di una piattaforma digitale, che noi chiamiamo il sistema digitale, che si basa su degli elementi molto importanti. Innanzitutto utilizzeremo la blockchain, non so se è possibile parlare, cioè questa tecnologia che permette di avere certezza su quali sono e chi sono i due attori massimi di informazioni che stanno alla base poi dei famosi bitcoin di cui l'altro si è parlato. Questa tecnologia noi la vogliamo utilizzare, vogliamo creare una piattaforma che permetta far dialogare attraverso la tecnologia, quindi la scienza, il dato, far dialogare gli operatori culturali e il territorio e i soggetti che fanno parte, gli stakeholder, coloro che comunque rappresentano la società civile e produttiva del territorio. Quindi cosa vogliamo fare? Noi vogliamo utilizzare la tecnologia non solo per attivare nuovi servizi, per migliorare la qualità della funzione, per migliorare il monitoraggio, per migliorare anche gli aspetti che riguardano la modernizzazione, ma vogliamo che la tecnologia venga utilizzata come mezzo per permettere una conoscenza e soprattutto un'azione verso il territorio di inclusione e di conoscenza di quello che è il patrimonio culturale. Infatti, Smart Cortei, oltre ad avere una forte componente tecnologica, e pensa anche ad una componente che noi chiamiamo di informatica, tant'è che nel 2017 abbiamo organizzato un workshop internamente alla professione di servizi europei che ha contiene anche circa apporto decisamente di migliorare il percorso e dare le regole con il commesso si sappia comunicare con gli altri, questo è il progetto di questo lavoro. Poi abbiamo integrato le istituzioni, il monitoraggio di monitoraggio sismico, idrogeologico, della qualità dell'aria, e abbiamo adesso in corso lo sviluppo di un'app per la cosiddetta sicurezza partecipata, che vuol dire coinvolgere l'utenza, certificando con gli stessi di blockchain, a partecipare alla sicurezza del sito e delle persone. E poi utilizzeremo, e già abbiamo sperimentato e andremo a utilizzare ancora di più, anche i droni per sia per il monitoraggio del patrimonio, ma anche per la sicurezza, in combinazione con quelli che sono sistemi molto evoluti di drone, che ci permettono non solo di monitorare
estrazioni o altri casi appunto di mali intenzionati, ma anche di fare un monitoraggio sul fatto sulle opere, anche sul costruito, sull'antico, sul verde, quindi fare un monitoraggio intelligente su tutto quello che è il territorio e quindi attivare la diversità di dati. Marco Pompei e il nostro primo volta abbiamo sentito realizzare come andare verso la realizzazione di un modello replicabile in altri contesti e per la gestione della sicurezza delle persone di strumento, sia in condizioni normali sia in condizioni di libertà. E siamo qui a parlare di Smart Pompei proprio per le notevoli attività che sono state fatte recentemente anche in funzione del grande progetto Pompei. L'innovazione tecnologica è una questione di innovazione sociale e questa. Una comunità è sicura, tra virgolette, perché il concetto di comunità sicura esiste sempre, i cittadini sono attivi, sono soddisfatti, si sentono rispettati, sono proiettati dal gruppo del rivolgo, dal gruppo di realtà umana. E proprio per questo abbiamo deciso di sperimentare l'attuazione di innovazione sociale, di accezione civica, dall'inventore, dal programma, stiamo sperimentando proprio per creare una sorta di piano di comunicazione di valore sociale e sviluppo responsabile del territorio. Non lo sapremo anche che l'ha fatto in una guida naturalmente sperimentata. Ma la cosa importante è capire se mai qualcosa misurare. A me quello che mi interessa è l'approccio scientifico. Io sono tecnologo, sono intelligente, lavoro con al Dipartimento Scienze Umane, Sociali, Patrimonio e Culturale, quindi mi interessa di massima tecnologica, di massima sociale, ma anche per andare verso una logica di certificazione di territorio. E quindi la stiamo misurando, stiamo cercando di sperimentare con una volta collega degli istituti di ricerca, innovazione, servizi dello sviluppo del territorio. E stiamo cercando di misurare come una società di questo tipo possa influire positivamente per tutto il comportamento degli abitanti, di conseguenza sulla parte clinica, sul benessere. Alcuni risultati già ci sono, la dottoressa Mattia sempre che già si è presentato alcuni risultati di questi ricerche, ma anche se li avremo in occasione di questi tre giorni, di questo maggio, con il sempre. Ma in realtà la vera misurazione che serve per generare degli indici continuerà nel tempo, continuerà a veramente aggiungere e capire come la situazione possa influire sulle variabili aggregate, tipo la preoccupazione, tipo il reddito delle famiglie, tipo la condizione serve, eccetera. Ma un tempo può diventare un modello, un esempio a livello nazionale. Ci sono tutti gli ingredienti per fare questo. Quindi con me può diventare un modello per dare una risposta adeguata in qualsiasi contesto, in qualsiasi condizione, perché innovazione tecnologica. Smart Pompei significa andare verso la realizzazione del primo smart archeologico all'unità del mondo. Quindi è un valore che significa gestire il territorio in maniera sostenibile in tutti i luoghi che diventano. Questo è un po' quello che è. Vi ringrazio dell'attenzione.